Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Da come detto al titolo, oggi andremo a provare le nuove farine BPR, che sono le farine di riso. Sono usciti tre gusti, ma io ne ho presi solo tre, solo due più particolari perché l'altro era neutro. L'ho preso sul sito di All Supplement e come ben sapete avete il mio codice sconto che è giù da 0,10. Allora, è una farina di riso della BPR. Ultra solubile, senza glutine. Questo è butter cookie, quindi biscotto al burro. E raga, adesso l'ho chiuso e sa veramente del biscotto della Mulino Bianco, le campagnole. Cioè, raga, veramente sa tantissimo di biscotto. E il secondo è noccioloso e raga, sa di nocciola. Le due consistenze sono completamente diverse. Infatti, vi faccio vedere, vi sto facendo vedere il video in questo momento. E ho fatto le stesse dosi, pensate che ho fatto 50 grammi di noccioloso con 120 ml di albume. La farina di riso richiede molto più albume rispetto a quella d'avena invece con 50 grammi, 70 ml di albume già diventa quasi liquido il composto, con la farina d'avena no, e poi ho messo 30 grammi di yogurt greco. Infatti, ne sono venuti molto di più questi qua col noccioloso, perché infatti qui ne ho tre, ma in totale sono usciti sette, per dirvi. E invece della bianca, cioè quella del biscotto al burro, ho fatto, avete visto la consistenza che sembra sempre una crema, infatti ci ho aggiunto sempre un po' di latte in più, ma niente, ho fatto le stesse dosi ed è uscita così. Infatti proprio sulla piastra vi faccio vedere che la consistenza è proprio diversa tra i due, però raga, devo dire la verità che escono molto cicciottosi, cioè guardate il bianco, cioè è enorme, cioè adoro. Allora, assaggiamo, iniziamo prima con questo qui, biscotto al burro, vedete? È diverso dalla farina d'avena, si vede che c'è qualcosa di diverso, assaggiamo. Anche la consistenza completamente diversa, però devo dire che è molto buona. Si sente di farina di riso e si sente di dolce, di molto e molto dolce. È completamente diversa, però è piacevole, mi piace. Buona, raga, molto buona. Ma poi vengono enormi, buona. Questa anche con un po' di latte fate una crema di riso. Ha gusto, però il bello è che ha comunque un gusto e infatti la proverò a fare. Buona, raga. Quindi per me questo gusto è super promosso. Andiamo a provare gusto noccioloso. Vedete, il gusto noccioloso si avvicina molto di più alla consistenza di un pancake, però raga, mamma mia, guardate la morbidezza. Infatti anche dentro non ho capito perché il biscotto al burro è completamente diversa. Assaggiamo. È buono, si sente di nocciola, però tra i due buono, nocciola. Però tra i due, per la particolarità, anche per fare una semplice crema di riso la mattina, con non lo so, dei frutti di bosco, che un banana con la frutta, con burro d'arachidi, preferisco biscotto al burro, perché per me è il più particolare. Quindi tra i due, se volete provare un solo gusto, perché comunque costicchiano, sono quasi 15 euro, vi consiglio pensate che questa è anche la mia colazione, che dopo andrò a mettere un po' di burro sopra e finirò. Vi consiglio biscotto al burro. Sì.
Quindi penso che si sia capito che il più particolare, il più buono per me è biscotto al burro e quindi vi consiglio biscotto al burro tra i tanti, tra tutti e due, però anche nocciolo è molto buono. Quindi se volete prendere entrambi avete la mia parola che potete prenderli entrambi perché sicuramente non vi deluderanno. E quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!